L'Italian Formula 4 Championship powered by Abarth torna in Italia dopo le trasferte estere con l'ASCI Racing Weekend Romagnolo nell'autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari ad Imola. Questa volta sono quattro le gare percorse, le tre usuali più il recupero di quella rimandata nel round di campionato a Misano. In quell'occasione la direzione decise di salvaguardare l'incolumità dei piloti non facendo disputare la gara in condizioni meteo avverse. Con uno sforzo organizzativo della federazione è stato possibile recuperarla per non privare i giovani piloti dell'Italian F4 di tutta l'esperienza formativa costituita da un campionato che si inserisce in una delicata fase di transizione nell'ideale percorso che accompagna i ragazzi dal kart alla Formula 1. E il weekend si è scaldato dunque sin dal primo giorno con le prove di qualifica tenute nel pomeriggio di venerdì su un asfalto caldo e asciutto con una temperatura attestata a 50 gradi. Roman Stanek, pilota ceco, unico portacolori della scuderia US Racing nell'Italian F4 Championship powered by Abarth, conquista tutte le pole position confermando il trend in crescita delle sue prestazioni nel diramarsi degli appuntamenti di gara. Gara 1 il sabato successivo ha aperto le danze. Dennis Hauger porta a casa il primo posto grazie ad una guida costante, commette qualche errore, ma meno degli avversari. Parte dalla terza posizione in griglia, ha davanti Johnny Edgar e il poleman Stanek. Si porta subito avanti su Edgar con un'ottima partenza, dietro i tre in testa c'è il russo Beloff. Stanek porta avanti la gara con sicurezza fino al sesto minuto, quando sbaglia una curva e finisce fuori pista. Perde due posizioni e poco dopo è costretto al ritiro per un problema ad uno dei braccetti della sospensione anteriore. Un contatto tra compagni di squadra Prema Power Team, Aaron e Petekov, pone fine alla gara del secondo. L'arrivo è dunque Hauger, Edgar e Beloff. Nella classifica rookie riservata ai piloti e la prima esperienza in questa categoria, il podio è Edgar, Aaron, Simonazzi. Questa prima gara conferisce a Hauger il primo posto in classifica piloti, superando così Gianluca Petekov. Gara 2 già nel pomeriggio, questa volta Stanek non fa errori e sfrutta il suo vantaggio da poleman, conducendo una gara in controllo nonostante le insidie e la determinazione dei rivali Petekov e Hauger, che chiudono rispettivamente in seconda e terza posizione. Paul Aaron parte in prima fila, ma perde terreno e chiude sesto. Riesce comunque a salire sul terzo gradino del podio dei rookie insieme a Johnny Edgar, quinto posto assoluto, il vincitore della gara Stanek. Il russo della Bytech Racing, Mikhail Beloff, arriva quarto dopo una gara molto combattuta. Sì, la gara, prima gara de la sospensione è rotta, allora non possiamo fare niente. Questa pista è così, è dura per la formula. Ma seconda gara abbiamo vinto e penso che è fantastico. Allora partiamo da primo posto, come questa gara. E proviamo a continuare così e penso che va bene. Nella giornata di domenica, dopo aver osservato il minuto di silenzio dedicato al terribile incidente avvenuto sul circuito belga di Spa, il norvegese Dennis Hauger afferma subito la sua leadership sul campionato con una brillante vittoria in gara 3. Parte in seconda fila e guadagna la testa del gruppo mantenendola fino alla fine. Da dimenticare invece la partenza di Petekov, che resta bloccato sulla griglia di partenza e finisce in coda. Il brasiliano di casa Prema riesce a recuperare qualche posizione, ma non riesce a rientrare nella zona punti. Hauger aumenta così il distacco. Il secondo e terzo posto vanno a due rookie rispettivamente Mikhail Beloff, che firma anche il giro più veloce con un primo 45.538, e il ceco Roman Stanek. Aaron rimane appena fuori dal podio, ma gli spetta comunque un posto sul podio dei rookie. Seguono Johnny Edgar, Ido Cohen e Umberto Laganella. Quarta gara in chiusura di questo appassionante weekend di motorsport.
Ogre nuovamente vincitore con un bilancio finale incredibilmente positivo di 3 vittorie su 4 gare. La griglia di partenza vede Rasmussen e Ogre in prima fila, poi Aaron e Mejuas. Rasmussen tenta a lungo di difendere il primo posto, ma alla fine deve cedere. Viene poi superato anche da Aaron, che si lancia all'inseguimento di Ogre, ma il norvegese a un altro passo non si lascia avvicinare. Il terzetto di testa rimane invariato sino al giro finale, in cui un guizzante Petekov sorpassa all'esterno e guadagna il terzo posto, mostrando tutta la determinazione a rimanere in lotta per la classifica piloti. Il weekend ha modificato i fragili equilibri in classifica. La nuova situazione vede ora in testa Ogre con 255 punti, ma Gianluca Petekov non si arrende e resiste con 202 punti, poi Aaron con 142 e Belov con 121. Nella classifica dei rookie è adesso Aaron a condurre con 231 punti, seguito da Edgar a 197, quindi Durskan, ex leader, adesso in terza posizione, molto vicino al secondo, con 194 punti. Per quanto riguarda lo scontro tra scuderie, Vanhammer Sport Racing passa in testa con 412 punti, adesso in seconda posizione Prema Power Team con 388 punti, poi BWT Mücken Motorsport con 163, Jenser Motorsport con 137 ed infine US Racing con 109 punti e l'ultimo team con un punteggio in tripla cifra. I giochi restano ancora tutti aperti, ancora molti punti da segnare e le distanze non risultano incolmabili per un campionato che si conferma così come uno dei più competitivi ed appassionanti in Europa per la categoria F4, nonché il più partecipato. Yeah, really happy about it, you know. Yesterday in the afternoon we found out an accident in Spa. Sono molto contento delle 3 vittorie su 4 gare, ma ieri con la notizia dell'incidente a Spa tutto il team era distrutto. Siamo riusciti a lavorare bene, ora ho un buon gap in campionato e devo gestirlo. Nelle prossime gare dovrò gestire il vantaggio per puntare al titolo. Su questo circuito è veramente facile commettere errori. Mi sono concentrato nel rimanere calmo e non fare errori in gara, aspetto che è stata la chiave per il risultato finale. Il prossimo appuntamento dell'Italian F4 Championship powered by Abarth sarà al Mugello dal 4 al 6 ottobre.